ci troviamo all'uscita della galleria del Monte Lia, ed è stata costruita fine anni 20, tra il 29 e il 31, per diciamo accorciare e abbreviare il percorso dell'acqua di Crini. Qua all'interno della galleria c'è la conduttura dell'acqua che porta, trasporta l'acqua fino a giù, fino a Martin e poi negli altri comuni. Per la costruzione, per tutta la costruzione dell'acquedotto sono state impiegate a decine sia uomini che donne. Le donne trasportavano pure le pietre per mettere in sicurezza e in posa tutte le tubature. E qui c'è una bella costruzione, lo dico con orgoglio perché c'era anche mio nonno prima che partisse per l'Australia, che essendo uno dei più rinomati muratori di Martone aveva provveduto a costruire anche lui sta bella galleria, che a distanza di tanti anni non mostra segni, per fortuna, di cedimento. Questa galleria veniva utilizzata poi anche, perché qua siamo nella zona per eccellenza per la coltivazione dei prodotti, che era coltivata da centinaia e centinaia di martonesi, era il sostegno alle famiglie, l'economia della famiglia. E questa galleria veniva utilizzata per accorciare la strada, e difatti questa esce proprio alla fontana di Lia. E qua ne ha viste passare di gente ricurve con sacche sulle spalle o altro, perché c'era una moltitudine di persone che salivano fin quassù a Crini. Terra benedetta veramente, perché i prodotti sono eccezionali, sia per il clima, sia per l'acqua, sia per la terra in se stessa, che è di ottima fattura.